Eh sì, 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 secondo sì, me. Sì. Va bene. Oh, ci siamo. Eh, sì, ancora mancano qualche minuto, mi sembra. Un attimo, è che sono nemmeno ne... Sì, sì, non sì io non intanto let... provo la sì, tecnologia sì. che ci vuole un attimo per no. abituarsi a tutte Sì, Sì, sì. <ride> Le slide si possono la switch. Questa qua, Microfono. Adesso la gi giro. Però se poi l'accendiamo dopo. No. No. Come? Sì, in realtà la sala è già piena, quindi possiamo cominciare anche puntualmente. Sono, sono le 15 in questo momento. Allora, sono le 15 in punto, ma siccome vedo che la sala è già, abbassa, è già piena, eh, quindi eh, no, no, non c'è motivo di ritardare eh, l'inizio dei lavori di de, questa penultima sessione. Siamo, ci siamo quasi alla, eh, alla fine. Eh, prima di iniziare mi permetto, visto che il... Diciamo, il eh, tra gli aderenti a questa iniziativa della Fondazione Rossini c'è anche il CROI, eh, citato, di portare i saluti di Bellini a Rossini, cioè del, eh, centro, eh, della Fondazione Rossini e Centro Studi Belliniani, di cui io sono il direttore scientifico. e Ricordando che le colleghe Maria Rosa De Luca e eh, Graziella Seminara sono rispettivamente di, eh, di, eh, presidenti. Eh, che cosa siete? Eh? Direttori, perché là il presidente sarebbe il direttore e, e i direttori sono i presidenti. E, mh, e, comunque appunto mi, mi eh, faceva piacere portare il saluto del, del, eh, diciamo, di questo centro eh, catanese. E abbiamo una seduta, mi fa molto piacere fra le altre cose il eh, fatto che è una seduta tutta al femminile, eh, io sono, eh, sono fermo sostenitore delle pari opportunità, quindi mi sembra che le abbiamo superate abbondantemente perché ho contato, cioè, ci sono più relatrici che relatori in tutto il convegno e questa sessione però è l'unica interamente eh, è femminile. Il tema che è stato assegnato è quello dei compositori, anche qui eh, credo che il motivo per cui sono stato chiamato io a mh, presidere questa seduta è che eh, diciamo, essendo arretrato credo ancora nell'esistenza del compositore non, non sono aderente alla morte dell'autore di Bartesiana Memoria eh, però in realtà appunto come si può facilmente constatare dai titoli c'è diciamo, eh, un incrocio di, eh, diciamo, di, 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 di tematiche fra le varie sessioni perché si parlerà anche di generi e di soggetti e quindi mh, dobbiamo prendere queste etichette come così, degli indicatori eh, di, di massima. Non perdo e non vi faccio perdere altro tempo e passo subito a presentare la prima relatrice che è, è Alessandra Palidda, che ha studiato canto al Conservatorio di Milano e musicologia all'Università Statale di, eh, di Milano. Si è laureata in, eh, con una tesi di organologia, con una tesi sulla eh, collezione Gorga al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali e poi si è trasferita nel Regno Unito, precedentemente nel Galles, dove ha conseguito un dottorato di ricerca sotto la supervisione di David Wine Jones e Claire Rowden. Eh, con una ricerca sulla produzione culturale e musicale nel passaggio dalla Milano-Asburgica a quella repubblicana tra il 790 e il 1802, quindi è proprio una specialista del periodo di cui ehm, eh, ci, eh, ci, eh, ci occupiamo. Eh, ha insegnato a partire dal 2017 varie materie all'Università di Cardiff, al Trinity eh, St. David, a Oxford Brooks attualmente è affiliata se non, se, eh, se non sbaglio, è Sheffield e eh, ha presentato le sue ricerche a, diverse, eh, a diversi convegni nazionali e internazionali, ha eh, diverse pubblicazioni ma è, mh, sta per pubblicare la sua mono, prima monografia sul paesaggio sonoro delle feste repubblicane milanesi che è in corso di, di pubblicazione uscirà la prossima estate, la prossima si intende questa del 23, quindi è proprio imminente, ci siamo quasi, eh, sul, eh, presso Cambridge University Press. Eh, Alessandra ci presenta la relazione dal titolo Un'esperienza perduta. Musica e musicisti nella Milano Repubblicana e Napoleonica 1796-1814. Prego Alessandra. Grazie mille Fabrizio per questa introduzione e buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui, di essere tornati qui, eh, rifocillati e spero caffeinati eh, opportunamente. Eh, ringrazio innanzitutto, diciamo che più andiamo avanti, più i ringraziamenti al Comitato Scientifico si rinnovano perché ci state offrendo proprio una bella occasione di... Esplorare questo periodo e queste dinamiche, diciamo um, così spesso messi da parte e naturalmente problematici, ma anche veramente molto interessanti. Um, prima di iniziare, solo una precisazione: vale a dire che, uh, come potete vedere dal mio uh, titolo, terrò il mio intervento in italiano. Ma prego tutti i colleghi non italofoni o uh, non madrelingua o insomma linguisticamente confusi in questo momento di fare domande commenti in, in tutte le lingue che volete quasi e cercherò di rispondere il, più, il, il meglio possibile. Um, il tema del mio contributo oggi mi è davvero molto caro perché, um, come ha ricordato anche Fabrizio, eh, rappresenta un po' diciamo, la prima occasione che ho di presentare a un pubblico di specialisti e in Italia um, tematiche strettamente legate al tema del mio dottorato di ricerca che si è appunto concentrato più sul passaggio insomma, tra la fine della... Dominazione Asburg, che è l'inizio dell'esperienza dell napoleonica, quindi col primo triennio e poi l'interregno austrorusso, non l'interregno di cui abbiamo parlato, e la seconda Repubblica Cisalpina. E oggi ho anche la possibilità di incanalare parte del lavoro che ehm, ho fatto e sto ancora facendo sull'interscambio diciamo, tra musica a teatro e musica negli spazi pubblici, eh, che ho affrontato appunto più recentemente nello scrivere eh, la monografia. E infine il prendere in considerazione, anche se eh, molto brevemente alla fine, eh, anche Milano, capitale del Regno d'Italia, eh, mi permette di eh, inquadrare un po' meglio il progetto che eh, ho appena iniziato, che stiamo portando avanti con il Conservatorio di Milano come depositario di quello che pur con molti quesiti, con molti problemi ancora da risolvere, sembra essere appunto il fondo musicale della Corte. Eh, Napoleonica della Corte di Eugenio in tutte le sue varie eh, diciamo, destinazioni e eh, pratiche musicali. Ehm, per cui davvero una meravigliosa occasione di, di scambio, di eh, presentazione. Ecco, come è stato già ricordato molte volte, il periodo su cui si concentra questo convegno eh, costituì veramente un momento di cambiamento molto intenso e molto rapido dal punto di vista politico, sociale e culturale. Non ho, ahimè, tempo di concentrarmi sugli avvenimenti storici perché eh, sono davvero tanti nello spazio di nemmeno vent'anni e come hanno già ricordato molti cambiano eh, molto da contesto a contesto, per cui su questa slide potete vedere eh, in maniera molto schematica quali possono essere diciamo, i principali rivolgimenti eh, politici e di governo legati al caso di Milano. Eh, per la Lombardia austriaca, come per molti degli stati italiani di Ancien Regime, eh, le guerre napoleoniche che iniziarono con la prima campagna d'Italia, per la Lombardia iniziarono veramente con eh, l'inizio della Campagna d'Italia, eh, impressero una forte accelerazione alla riflessione sociale e politica che era già iniziata con gli avvenimenti e con i dibattiti delle rivoluzioni americane e poi soprattutto ovviamente francese e già gli storici come Alberto Banti, Franco Della Peruta, Anna Maria Rao, per citarne solo alcuni e naturalmente anche molti colleghi ieri hanno già sottolineato l'importanza di questi anni per lo sviluppo di questo dibattito molto intenso su alcuni concetti e dinamiche che poi avranno un'assoluta centralità nelle, nei decenni a venire, per cui parlo naturalmente del dibattito eh, attorno ai concetti di nazione, di indipendenza, di unificazione o anche semplicemente di popolo italiano o no. Eh, un dibattito che si sviluppò tra tendenze moderate ed estremiste eh, attraverso canali tipicamente eh, post-rivoluzionari o repubblicani, come le società popolari, i club. Eh, patriottici eh, eh, di cui abbiamo già sentito parlare o sulle pagine dell'attivissima stampa periodica e ehm, vi metto diciamo, come sottofondo solo due esempi che possono essere presi in considerazione per eh, Milano. Nel caso di Milano tale dibattito venne favorito anche da una prima forte concentrazione di eh, possiamo chiamarli patrioti, agenti culturali italiani, con molte virgolette però, insomma, mh, o arrivati al seguito delle armate francesi, in quanto erano già esuli a Parigi, perché mh, nel corso degli anni 90 erano già eh, andati in esilio in Francia, o provenienti da diversi stati italiani, soprattutto dagli stati del sud, dal Regno di Napoli. Um, un altro livello di tensione che non mancò di generare conflitti, spesso profondi, ma anche che stimolò un intenso dibattito, fu quello tra queste tendenze unificatrici, indipendentiste, nazionali quasi e il controllo francese. Che mantenne sempre un carattere di occupazione militare e di spoliazione economica molto forte, e che tese sempre a mantenere tutte le repubbliche, sorelle o le terre occupate, insomma, in uno stato di forte. Forte passività, eh, sono, sono effetti speciali perfetti, devo dire. In uno stato di forte passività politica, eh, insomma, tragica occupazione, spoliazione. Eh, quindi, se la Milano Cisalpina eh, o repubblicana produsse. Alcuni interessantissimi esperimenti attorno ai concetti di indipendenza, di azione patriottica, di attivismo politico. Tali esperimenti vennero sempre contenuti all'inferno: all all all'interno di confini sicuri, all'inferno anche. E il nascente patriottismo cisalpino e italiano, poi, venne sempre incanalato nella direzione di oggetti e di pratiche prestabiliti e organizzati fin nei minimi dettagli. Quindi pur in questa atmosfera ricca di tensioni e di contraddizioni direi, l'esperienza napoleonica cominciata con il triennio repubblicano rese Milano un centro veramente primario di dibattito e di sperimentazione, una città moderna, come è stata definita da molti, anche da Emanuele recentemente, o laboratorio della modernità, per usare l'espressione di Carlo Capra, cosmopolita, di respiro internazionale e molto conscia della propria diciamo, crescente importanza e centralità. Ehm, già capitale di una provincia prospera e culturalmente attiva. E un centro politico di importanza crescente grazie alla presenza fin dagli anni '70 del Settecento di una corte arciducale. Eh, con la conquista francese Milano divenne anche capitale di uno Stato eh, con diverse, diciamo, denominazioni, ma in continua espansione. E come tale anche il centro di un progetto culturale che vide un continuo investimento, un crescente investimento di. Ehm, finanziario e di risorse umane e l'attenzione alla quale ho già accennato tra aspirazioni diciamo italiane da una parte e controllo o contenimento francese dall'altra si tradusse anche in un raffinato programma di contenimento della produzione culturale che provocò l'incontro e frequentemente anche lo scontro tra Modelli francesi e specificità locali. E il controllo e l'organizzazione di esperienze culturali attraverso forme, ehm, scusate, sia attraverso forme e per pubblici e in sedi relativamente tradizionali, sia con modalità completamente nuove, eh, venne affidato a una serie di ehm, organi molto vicini al governo, quindi di commissioni governative. Che con nomi e con composizioni variabili rimasero attive attraverso l'intera esperienza repubblicana ed ebbero accesso a fondi e a eh, risorse umane praticamente illimitati. E le due commissioni più rilevanti in questa sede, di cui mi occuperò in questa sede, sono sicuramente da una parte la commissione per le pubbliche feste e potete vedere qui eh, un esempio diciamo, degli eventi di cui questa commissione si occupò quindi ehm, si occupò appunto di organizzare celebrazioni di stampo repubblicano in numerosi spazi pubblici della città e dall'altra parte quella cosiddetta per la revisione dei teatri o semplicemente per i teatri che in concerto o molte volte in conflitto con gli impresari e le altre figure diciamo di gestione teatrale alla Scala e alla Cannobiana si dedicò um, all'utilizzo diciamo, appropriato del teatro musicale e degli altri eventi che diciamo, trovavano spazio nei teatri um, secondo rinnovati canoni ideologici. Ed è attraverso l'operato combinato di queste due commissioni, che agivano molto spesso in maniera sincronizzata, direi, che possiamo provare a tracciare alcune linee guida per quanto riguarda la produzione musicale e l'impiego delle risorse musicali nella Milano napoleonica. Um, per quanto riguarda il modello delle feste repubblicane, eh, codificato a Parigi a partire dai primi anni 90 e trapiantato sistematicamente in tutte le eh, repubbliche sorelle, rimando naturalmente alla copiosa letteratura, soprattutto francese ma anche italiana, eh, ad esempio i contributi di Mona Osufo, Olivier Hill, Fernando Mastropasco e più recentemente eh, ad esempio Greta Salvi e mi concentro in questa sede sulle specificità. Ehm, Milanesi. Um, feste e celebrazioni di matrice repubblicana si svolsero durante l'intera esperienza napoleonica, divennero in un certo senso davvero una costante eh, della vita cittadina della vita urbana napoleonica. Um, e si svolsero soprattutto negli spazi pubblici appositamente eh, ribattezzati. Um, potete vedere ad esempio qui la spianata del Lazzaretto diventare il campo di Marte per la festa della Federazione Cisalpina del 1697 e quindi ricalcando in maniera proprio letterale, se volete, la uh, festa della Federazione che si era svolta a Parigi dove la spianata del col militaire, quindi che, che arrivava fino al fiume, era stata ribattezzata proprio Champ de Mars e um, qui un altro esempio, la spianata questa volta del castello, eh, diventare il Foro Bonaparte per celebrare nel 1801 la pace di Lunéville e per coloro che conoscono Milano quest'area porta ancora il nome di Foro Bonaparte tra l'altro. Um, assieme alla componente visuale e spettacolare che potete vedere qui ad esempio attraverso um, eh, diciamo, queste diverse strutture che vennero erette ad hoc in questi spazi, queste strutture erano più delle volte temporanee eh, ma a volte di dimensioni davvero eh, impressionanti. Quindi assieme a questa eh, componente visuale spettacolare la componente sonora naturalmente ricoprì un ruolo di importanza primaria per le sue capacità combinate di coinvolgimento, celebrazione, solennizzazione e intrattenimento. E molto spesso gli, gli elementi sonori e quelli visuali venivano attentamente sincronizzati in grandiose eh, coreografie, gesti eh, coreografici che creavano potenti immagini sonore o per usare le parole di Antonio Carlini, dei fonosimboli di grandissima efficacia presa sul, sul pubblico. Potete vedere un esempio che ho compilato in questa tabella relativo alla festa a cui ho già accennato, quella del 1801. Quindi potete vedere questa serie di um, azioni collettive, uh, gesti o comunque uh, movimenti che vengono veramente attentamente coreografati e uh, supportati da, da una base musicale o sonora. Uh, su grandissima scala e fatta di gesti diversi da pezzi musicali fino alle ehm, esplosioni controllate di eh, parti del castello, quindi faceva tutto parte di questa eh, diciamo, coreografia. Um, la componente musicale, diciamo, prettamente musicale, come potete vedere già da questo esempio, era molto variegata e largamente modellata attorno a repertori eh, codificati in Francia, o di stampo comunque francese, specialmente per quanto riguarda i pezzi per coro eh, e... Eh, quelli strumentali di ispirazione o di soggetto, diciamo, militare. Eh, la Milano di questi anni, non solo Milano, ma insomma, il nord Italia e poi gradualmente tutta la penisola vengono invasi di, dai prodotti musicali provenienti dalla Francia post-rivoluzionaria, dalle canzoni patriottiche come la Carmagnolo, il Saira, alle sinfonie e alle marce funebri, trionfali, guerresche, gioiose, destinate alle bande dei reggimenti della Guardia Nazionale. E, grazie appunto a queste nuove frequenti piattaforme fornite dalle celebrazioni repubblicane, fin dall'inizio dell'occupazione francese, tali prodotti vengono proposti davvero in continuazione, fino a divenire parte integrante della propaganda e eh, della retorica e della partecipazione, appunto, um, ai venti eh, repubblicani. E vi presento qui, perso, ecco qui, vi presento qui um, ecco un, uno stemma repubblicano che venne. Eh, Ideato da uh, Giovanni Ranza per la Repubblica Piemontese e potete vedere come um, questo, il titolo del Saira, diviene quasi uno slogan, quindi parte viene sovrapposto a appunto, slogan in italiano all'interno di, um, ecco, di questo stemma. E, um, grazie appunto a eventi come quello che vi ho mostrato, questi repertori vennero sistematicamente sovrapposti e mescolati a repertorio, a pratiche preesistenti, generando delle combinazioni, delle interferenze di grande interesse. E qui potete vedere, ad esempio, um, la descrizione, per molti versi sicuramente esagerata, ma per altri anche molto informativa, che... Eh, Francesco Saverio Salfi, il direttore del, del giornale Termometro Politico, produsse sulle pagine del suo giornale, ehm, riguarda una festa che ebbe luogo nel luglio del 1696, quindi pochissimo dopo eh, l'arrivo dei francesi, e in questo programma si può già trovare traccia di una collaborazione tra forze musicali o musicisti locali, ad esempio la Bolognesi è sicuramente Cecilia Bolognesi, che era un soprano attivo alla Scala già dal 1691, ma... Già diciamo nel cast della scala in questi mesi um, e naturalmente gli orchestrali e i coristi che eseguirono in questo caso um, um, i canti patriottici e la musica per, per le danze. E dall'altra parte, diciamo, forze musicali, musicisti francesi, qui eh, vengono nominate appunto direttamente le bande francesi che eseguivano appunto le marce, questi brani appropriati. E um, questo Del dispotico potere, che potete vedere eh, citato, um, è un canto dedicato alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Che su testo del patriota calabrese Luigi Rossi, sono altro Rossi, non c'entra niente con gli altri Rossi, ci tengo a dirlo, che um, a sentire sale però questo canto preesistente venne nuovamente musicato e dotato di una veste musicale probabilmente più adatta alle condizioni, alla cornice di questa celebrazione che era all'aperto ed era su, eh, diciamo, su grande scala. E, mh, quindi un altro, questo è un esempio molto utile e un altro esempio secondo me molto utile per esplorare questi incontri a livello di repertorio, di pratiche, di artisti, è quello delle feste celebrate nel maggio del 1797. E, mh, sono riuscita a tornare indietro invece che andare avanti. Ecco, appunto nel maggio del 1697 per celebrare il primo anniversario della campagna d'Italia. E probabilmente a causa di questa distanza temporale, già molto più eh, grande, o anche a causa dell'oggetto tutto italiano di questa celebrazione, potete vedere che queste feste videro una componente ehm, più forte di artisti e di prodotti diciamo, italiani. Ad esempio qui il eh, librettista Delemo Adelmo Fugazza che scrisse i testi da mettere in musica. Um, Fugazza poi avrebbe, si sarebbe diciamo, specializzato in questo, in questo tipo di repertorio. Avrebbe composto, ad esempio, il libretto per la, della cantata Il Trionfo della Pace, che sarebbe stata eseguita, eh, diciamo, assieme a, al termine della festa, quella del 1801 che vi ho mostrato. Però in questo caso compose eh, scrisse i testi per. I, tutti i pezzi diciamo, nuovi da mettere in musica. E poi potete vedere i compositori e all'epoca membri tutti i membri dell'orchestra della Scala: Ambrogio Minoia, Alessandro Rolla e Luigi de Bailou, che ha un nome molto francese, ma era milanesissimo. E, che vennero appunto impiegati per eh, o fornire diciamo, pezzi nuovi ehm, basati su modelli francesi su testi forniti da Fugazza, oppure, come potete vedere qui nel caso di Rolla. Per riorchestrare ehm, pezzi d'opera preesistenti e adeguarli diciamo, alle mutate condizioni esecutive. Qui potete vedere appunto che il finale, dal il Re Teodoro in Venezia, venne presentato ehm, da, dalle forze diciamo, assemblate della scala all'esterno per un grande pubblico, quindi probabilmente si trattò di una riorchestrazione con, ehm, diciamo, semplicemente per adeguarlo a questo nuovo organico. E, quindi, eh, la mescolanza di, eh, questa mescolanza di forme e pratiche preesistenti e importate divenne rapidamente una costante nella componente musicale delle celebrazioni pubbliche. E vi propongo qui un breve passaggio eh, da una pubblicazione popolare in dialetto. Eh, che non, non, mi, non, mi, non mi svergogno nel leggerla in dialetto, quindi vi ho messo la, la traduzione, che descrive diciamo, questa compresenza di musicisti e eh, repertori diversi, oltre all'attivo coinvolgimento dei partecipanti all'interno di una festa nel primo triennio repubblicano. E naturalmente potete vedere che il Sayra... La Carmagnola, la Carmagnola e eh, Alonso Fant de la Patrie, quindi la Marsigliese, sono eh, canti patriottici, in, in, francesi, cantati in francese, anche se probabilmente storpiati. Eh, mentre eh, l'Odoisca potrebbe riferirsi. Eh, qui non sappiamo esattamente a quando si riferisca questa festa, ma potrebbe riferirsi naturalmente. All'opera di Mayer che ehm, appunto aveva appena visto la sua premiere, o a quella di Cherubini, o a quella di Kreutzer, che tra l'altro era anche stata, era già comparsa sulle scene non a Milano ma a Monza, ehm, oppure potrebbe addirittura riferirsi al balletto Eroico dal titolo Lodovisca che era stato coreografato da Paolo Franchi alla scala già nel 94 e riproposto nel 97. Ehm, quindi... Non sappiamo esattamente di che a che pezzo si riferisca, però quello che possiamo vedere è veramente questa compresenza, eh, con, diciamo, allo stesso tempo, di appunto, repertori pratiche preesistenti e di importazione che formano proprio questa. Eh, componente musicale molto caratteristica di questo ambiente, di queste feste urbane. Eh, passando diciamo da questa sfera a quella più eh, tradizionalmente più conservatrice, se vogliamo un po' più impermeabile del teatro, ehm, contributi come quelli di Claudio Toscani, Monica Nocciolini, Gerardo Tocchini e molti altri hanno già ehm, mostrato l'utilizzo o meglio il riutilizzo sistematico di soggetti e ruoli in linea con la cornice ideologica della, della rivoluzione della Repubblica e questo riutilizzo comprendeva eh, molti meccanismi ai quali si è già accennato eh, ieri, eh, tra cui appunto la, la risemantizzazione di molti termini ehm, e concetti come quelli di libertà, liberazione, tiranno, eh, popolo e quant'altro e il cambio di molti finali, di molte parti del delle trame, soprattutto i finali, e la diversa centralità o insomma, la diversa sottolineatura di tratti nel, nel, nel caratterizzare i modelli positivi e negativi all'interno delle trame. E, um, ieri si accennava soprattutto appunto a questo concetto, alla parola libertà e a come viene diciamo, orientata in maniera diversa e Gerardo Tocchini ha, <ride> ha notato che All'interno della congiura pisoniana il termine libertà compare 22 volte, ci cioè ha contato quante volte appunto compare e vi presento qui un breve brano che diciamo commenta, se vogliamo, su questa sovrabbondanza del termine libertà usata all'interno di formati diversissimi. Questa è una fonte che ehm, si trova alla Biblioteca Ambrosiana a Milano e naturalmente è scritta da, da, una, da una voce molto di parte, però possiamo appunto vedere da queste parole come... Appunto, la parola libertà viene continuamente ripetuta come se i governanti avessero paura che il popolo non si accorgesse di averla e non la sentisse. Ecco la ragione per cui, appunto, veniva usata nei discorsi patriottici, eh, nel tipo di retorica, nei libri, nei giornali, negli avvisi, nei manifesti: quindi possiamo anche proprio vedere come la retorica alla base di tantissime ehm, esperienze diciamo, culturali e di coinvolgimento si basasse ecco, su questa risemantizzazione eh, diciamo, a tutto tondo, su questo riutilizzo di alcuni concetti. Um, i, questi contributi che ho menzionato naturalmente si sono anche concentrati sulla centralità o sulla crescente centralità di molte forme musicali e drammaturgiche come le azioni collettive o corali e quant'altro. Um, quindi in questa sede voglio aggiungere solamente alcune considerazioni sull'interscambio tra teatro e celebrazione pubblica a livello di elementi musicali e visivi. E, mh, prima di fare questo voglio solo ricordare che i teatri di Milano e specialmente la scala in questo periodo erano particolarmente difficili diciamo, da eh, penetrare in profondità in quanto e vale la pena ricordarlo, lo spazio teatrale era ancora in larga parte proprietà privata o semi-private. Molti aspetti della gestione teatrale erano ancora fortemente controllate, se non completamente gestite dai palchettisti o dai loro o da figure molto vicine ai palchettisti. Per cui un cambiamento strutturale. Eh, specialmente all'interno di una retorica che era comunque basata su questi concetti di eh, liberazione, di non invasione e quant'altro, non era consigliabile. E in effetti l'organizzazione teatrale. Ehm, ad esempio la struttura e il contenuto delle stagioni, non vennero particolarmente intaccati. Tuttavia, grazie all'operato della Commissione per la revisione dei teatri, con la quale ho già accennato, e in maniera molto simile a quello che era successo a Parigi a partire dai primi anni 90, i confini tra repertorie e pratiche teatrali ed extrateatrali ehm, vennero notevolmente assottigliati. E, eh, si considera, ad esempio, qui la presenza massiccia la presenza massiccia di eh, ambientazioni e scenografie, e qui ve ne presento solo un paio, vi presento solo un paio di esempi del 1797 e 98, che ricalcavano perfettamente molte strutture molti simboli eh, creati per le feste, eh, da appunto, gruppi scultorei fino a tempi della libertà, sala delle, sale delle comunità, eh, simboli, diciamo bandiere, Catene, stemmi infranti e quant'altro, oppure appunto all'abbondanza um, all di eh, personaggi, gruppi ed elementi sonori legati alla sfera militare, eh, dei quali si parlava molto, grazie appunto all'abbondanza di trame che vedevano eh, eroi, tiranni, conflitti e quant'altro. E questo interscambio era ulteriormente arricchito dal fatto che molti degli architetti, pittori, scenografi attivi in teatro. Uh, addirittura da Piermarini, ma soprattutto a Piani, Landriani e quant'altro, venivano uh, regolarmente impiegati anche nella, nella produzione e nella decorazione delle strutture usate per le feste. E qui per esempio potete vedere un progetto di Landriani per un arco trionfale che doveva essere l'arco della pace, poi gli venne preferito il progetto di Canonica per quella che si, poi si chiamò Porta Sempione, eh, però in, uh, a Landriani era stato commissionato diciamo, il primo progetto del, del cosiddetto... L'arco di trionfo milanese, diciamo. Um, in aggiunta a questo tipo di iniziative, eh, prodotti di importazione come pezzi strumentali e canti patriottici cominciarono a venire eseguiti eh, o all'inizio dello spettacolo o negli intervalli tra, tra gli atti, um, sia per espresso ordine dei membri della commissione sia su richiesta del pubblico. Spesso in un'atmosfera di entusiasmo caotico che necessitò più di una volta dell'intervento delle, delle Forze Armate. E, mh, la quasi totalità di queste inserzioni, pur documentate da moltissime fonti eh, secondarie, non sono riportate da fonti musicali di, ness di nessun tipo, e anche le tracce in altri tipi di testi, come ad esempio qui, di, questa, di questo libretto dell'Astuta in Amore del 97, sono eh, molto rare. È d'altronde molto probabile che agli orchestrali, ai coristi dei teatri, anche all'interno dei numerosi eventi ai quali partecipavano fuori dai teatri, venisse richiesto di eseguire questo repertorio a memoria, quindi senza lasciare quasi alcuna traccia sulle, uh, sulle fonti. Um, infine, lavori musicali su grande scala, appositamente commissionati molto spesso tramite concorsi pubblici. Uh, per celebrazioni di tipo repubblicano vennero rappresentati alla scala con frequenza crescente a partire dal primo triennio e con opportune modifiche di committenza e di soggetto rimasero in auge anche durante l'interregno austro-russo e oltre durante la seconda Cisalpina, la Repubblica Italiana e anche il Regno d'Italia. Um, potrete vedere, ad esempio, su questa slide due esempi um, di due lavori di Ambrogio Minoia che sono corrispondenti a due commissioni molto diverse. Uh, anche se separate, come potete vedere, da pochissimi mesi, perché una l'inno per l'anniversario la della caduta dell'ultimo re dei francesi, su testo di Vincenzo Monti, è del gennaio del 1699, e la cantata per l'ingresso delle vittoriose truppe austro-russe, su uh, testo di Lorenzo Ciceri, è del maggio dello stesso anno. Um, la musica di entrambi, purtroppo, non è sopravvissuta, o almeno se qualcuno di voi... Ne sa qualcosa sarebbe veramente il giorno più bello della mia vita, ma io non sono riuscita a trovare traccia della musica di questi lavori. Ma già dalla struttura del testo che si può vedere grazie a queste fantastiche trascrizioni che ne ha fatto Francesco Somma... A suo tempo e che giacciono oggi nel legato Somma al Conservatorio di Milano, si può vedere che, um, dalla struttura, diciamo dalla retorica dei testi, eh, Minoia applicò due modelli diversi corrispondenti alle diverse esperienze celebrative, esigenze celebrative, scusate, dei diversi committenti. Quindi, da una parte, abbiamo un inno che con le sue brevi e incisive risposte corali, ricorda i giuramenti collettivi, questi grandi momenti collettivi delle celebrazioni repubblicane e dall'altra abbiamo una cantata che è un dialogo allegorico tra il genio um, austriaco e il coro del popolo dell'insubria, quindi modelli uh, diversi ma dei quali Minoia aveva naturalmente uh, esperienza. E uh, questo è un buon momento per presentarvi... Ecco qui, la figura di Ambrogio Minoia, eh, attivo ininterrottamente dagli, anni, dagli ultimi anni della dominazione asburgica agli anni venti dell'Ottocento, che mi permette di offrire alcune considerazioni sul profilo e sull'esperienza dei compositori attivi durante l'intera esperienza napoleonica. E Vi ho messo qui ehm, anche il frontespizio della cantata che Minoia compose per l'ingresso degli augustissimi sposi, quindi di Eugenio e di sua moglie, la principessa Augusta Amalia di Baviera, nel 1806, sempre su testo di Ciceri, quindi gli stessi, um, anche qui, un modello molto simile, perché anche questo è un dialogo, questa volta tra il genio francese e quello italiano, ma adeguata diciamo, a una committenza diversa. Ecco, questa figura e questo tipo di esperienza... Um, mi consentono appunto di offrire alcune osservazioni su, uh, sull'esperienza e sull'attività di compositori come Minoia che si trovarono ad essere attivi, a dover sopravvivere e rimanere attivi attraverso questo periodo. L'improvviso, repentino e continuo cambio di committenza, di cornice esecutiva, di modelli e di forme, nonché la crescita nella domanda di musica celebrativa e la necessità di un maggior coinvolgimento politico da parte degli artisti, costituirono una sfida significativa per i compositori come Minoia che si erano formati all'interno di un sistema legato a tradizioni e a convenzioni prevalentemente stabili. La musica richiesta per eventi celebrativi, ma anche all'interno di cornici più tradizionali, esigeva pratiche, strumenti e forme nuove o ibride, alla quale i compositori e i musicisti dovettero adattarsi molto faticosamente, e nella totale mancanza di un'apposita formazione, come quella fornita a Parigi da istituzioni dedicate come l'École Royale de Chant, eh, l'École de Musique della Gare Nationale e naturalmente dal 1796 anche il Conservatorio. E ricordo naturalmente che il quando venne fondato il Conservatorio, il Conservatorio di Milano, eh, siamo già in un'epoca, in un contesto celebrativo e politico completamente diverso, quindi questa formazione non veniva eh, fornita. In nessun altro modo che tramite diciamo, contatto e occasioni continue. Per cui la capacità di adattarsi ai cambi di istituzioni e dei meccanismi di commissione e di produzione, eh, di assorbire il più possibile dalle occasioni di contatto con repertori e pratiche diverse, di produrre pezzi incentrati su un coinvolgimento più profondo degli ascoltatori e di sostenere condizioni di lavoro spesso tragiche, perché anche questo traspare dalle, dalle fonti documentarie diventarono spesso la base per il successo di figure prima marginali e molto in fretta dimenticate molto in fretta dopo la chiusura della parentesi napoleonica. E tutte queste cose sono veramente rappresentate in maniera esemplare da eh, Ambrogio Minoia, ehm, operista direi a malapena mediocre perché produsse solo due lavori, uno Tito nelle Gallie del 1787 e due Zenobia nel 1788 che dopo una breve serie di rappresentazioni alla scala scomparvero per sempre dal... Dal, dal, dal mercato, dal mondo dell'opera, ehm, e quindi attivo dagli anni Ottanta prettamente come maestro al cembalo alla scala e maestro di cappella in varie chiese milanesi, divenne una delle figure di maggior successo della Milano Napoleonica, eh, soprattutto grazie al fatto che vinse un concorso pubblico nel 1797 che era stato bandito eh, diciamo, per la produzione di un pezzo di musica in onore del generale Laza Osh che era recentemente morto e che a Parigi ebbe grandiose cerimonie funebri con contributo di numerosi compositori. Um, grazie appunto anche a questa vittoria e a un premio molto, diciamo... Eh, è uno degli eventi più famosi della vita di Minoia, la vincita di questo concorso. Comunque grazie anche a questo Minoia rimase al centro della produzione musicale milanese per più di due decadi, sia producendo pezzi d'occasione per i diversi governi, sia diventando parte di numerosi organi amministrativi e di controllo. E potete vedere qui la sua firma um, diciamo, uh, su degli avvisi prodotti da una parte <ride> dalla Repubblica Cisalpina e dall'altra dal governo provvisorio um, diciamo, uh, dell'interregno russo Quindi anche questa capacità di adattarsi in maniera molto uh, repentina diciamo, uh, ai diversi ai cambi di, uh, di governatori. Um, Già capace, appunto, come potete vedere qui, di adattarsi alle mutate condizioni politiche durante l'interregno austrorusso, ehm, Minoia rimase in auge anche dopo il passaggio dalla Repubblica italiana, questa volta al Regno. Nel 1805 compose parte integrante della musica per la cerimonia di incoronazione di Napoleone a Re d'Italia nel Duomo di Milano. Eh, anche qui, se qualcuno di voi sa qualsiasi cosa di questi brani di musica, mi farebbe veramente felice, ma mi sembra davvero. Incredibile che la musica per un'occasione di questa importanza si sia persa. Ma sappiamo con sicurezza che Minoia compose almeno due pezzi per l'incoronazione di Napoleone e um, venne impiegato nell'orchestra di corte del vicere Eugenio e che come si evince da, appunto, da ricerche preliminari che abbiamo fatto su questo fondo napoleonico al Conservatorio di Milano, eh, ripropose numerosi estratti d'opera almeno delle ultime due decadi del Settecento eh, in un programma fittissimo di accademie e concerti diciamo, privati e semi privati. Ehm, dopo la restaurazione venne preferito a Bonifacio Asioli come censore. Al conservatorio rimase a capo dell'istituzione fino alla fine della sua carriera, quindi, diciamo, arrivando a un posto di centralità che veramente non era assolutamente. Um, non sarebbe pensabile, penso, senza appunto questo successo fulminante che ebbe nella, nella, durante l'esperienza napoleonica e la perdita della maggior parte delle composizioni d'occasione e l'assenza quasi totale di studi su Minoia ci um, impedisce di compiere un lavoro più approfondito sui dettagli musicali di questa esperienza, ma Minoia rimane senza dubbio una delle figure più rappresentative della Milano napoleonica e dei suoi bisogni musicali. Un'altra figura, l'ultima figura di cui parlo, eh, rappresentativa è quella di Alessandro Rolla, eh, prettamente attivo come violinista, violista e capo d'orchestra, eh, ma al quale, come abbiamo visto, venne richiesto fin da subito un coinvolgimento molto diretto nella preparazione di musica d'occasione. Molto probabilmente, grazie anche agli incarichi che ricoprì, eh, soprattutto durante l'esperienza eh, repubblicana, Rolla giocò un ruolo di importanza crescente non solo alla scala, ma anche all'interno di molte istituzioni e occasioni legate al Regno d'Italia. Eh, per esempio, come potete vedere qui, compose la musica dei balli all'interno della cantata Il Trionfo della Pace. So che erano molto originali nei titoli, questa non è la pace di Luneville, ma è la pace di Presburgo, quella del, eh, del 1806 che portò diciamo, all'inclusione nel Regno d'Italia di molte terre, di quella di cui, di cui si è parlato. E eh, poi divenne primo violino e compositore di molte musiche per accademie e danze nell'orchestra di corte e potete vedere ad esempio nel frontespizio delle, delle sue opere, edite da ricordi nel, nel 1814, come viene descritto come primo virino della camera e cappella di sua maestà eh, il Re d'Italia. Ehm, si spera che appunto molti dettagli ancora sconosciuti su questo tipo di esperienze emergeranno da le, dalle fonti del, del fondo napoleonico al conservatorio e che molte di queste storie potranno venire completate. Per cui vedo che Fabrizio si è avvicinato, per cui mi avvio alla conclusione. Eh, ehm, L'esperienza delle repubbliche napoleoniche eh, si pone come un momento di cambiamento e transizione veramente vorticosi, ma anche ricchi di incontri e di sperimentazioni musicali che crearono sia pratiche che figure di grande importanza contraddizione ma anche impatto. E problematica per molti motivi, non in ultimo quella della mancanza di molte fonti musicali. Eh, questa esperienza è stata per molti versi se non perduta almeno messa da parte o nella perdita parziale o nell'etichettatura a volte ehm, insomma non, ehm, non completa di molte pratiche, prodotti e figure. E spero di aver mostrato oggi pomeriggio... Sono un esempio di come questa esperienza possa in realtà venire considerata non solo come interessante di per sé, attraverso appunto la mobilità, gli incontri e le sperimentazioni, ma anche come eh, transizione che rimpiegò risorse pratiche, che può contribuire ad una comprensione più profonda anche di esperienze successive. Grazie mille. Grazie anche per essere stata esattamente nei tempi, si era perfetta. Perfetto. Mi sono permesso così questa di... Non di presenza. Di, che... di, <ride> di, ma comunque ho visto che era programmato per il eh, coso, quindi non è dovuto tagliare niente, mi sembra. Quindi, no, no. Eh, cosa. Questa era per me, vero? Eh? Sì, me... sì. Okay, <ride> e questa, questa, diciamo, questa tematica appunto che grande interesse anche per me personalmente Mi sono eh, occupato per, diciamo, per gli effetti successivi anche su Fino a Verdi però eh, vedo già delle mani alzate non vedo bene i cosi, c'è cioè, Lorenzo, sì, Lorenzo e, e Leonora cioè. Di Cinzio perlomeno sì. eh, e e, allora... ehm, volevo domandarti proprio in merito a quel tuo appunto sulla impermeabilità dei teatri l'episodio perché non riuscivo a leggere bene la cosa in nero, su Re Teodoro in Venezia viene fatto il finale all'aperto perché no, il finale ve lo leggo solo eh, quando dice... Eh... Ecco, torno indietro. Così. Sì, cioè non mi pareva proprio il testo più adatto, perché come una ruota è il mondo, chi in cima sta chi in fondo e chi era in fondo prima, poscia ritorna in cima. Chi salta chi precipita, chi va in su chi va in giù, mm. ma se la ruota gira lasciasi pur girar, felice chi fra i vortici tranquillo può restare. Penso che fosse il testo meno adatto per il momento politico. Eh, Beh, o più adatto, sì. Io lo vedo sinceramente come molto adatto, perché ehm, qui siamo appunto nel 97, per cui la, la Cisalpina non c'è ancora, cioè sta per. Sta per Cominciare la sua esistenza, quindi siamo in questo momento di provvisorietà ah, ecco, tra la fine del. Quindi, no, è vero che cioè, si potrebbe vedere da entrambe le parti, cioè quello che c'è in questo momento potrebbe cadere domani, ma anche quello che c'è stato per tantissimo tempo, perché appunto questo regime provvisorio c'è da pochi mesi e quello sì, sì. che c'era prima c'era stato invece per. Diverse idee no, carine. Certo. No, quindi... Al di là era una battuta, <ride> a me interessava sapere eh, perché è una cosa molto strana eh, all'esterno in che senso, cioè era, era, avevano selezionato solo il finale e perché non riesco tuttora a leggere, purtroppo mi ostino a non portare di. Ah, ecco. Ah, ecco, ok, no, allora era proprio quello che volevo chiedere. Sì, niente, okay. sì ehm, dico anche magari no. qualcosa in più come sono arrivata a questa lista di pezzi mm. perché è, una, sì. è stata una cosa sì. abbastanza dolorosa perché sono. Ehm, Alcuni dettagli vengono da una lettera di Minoia che non era stato pagato, per cui no. si era molto lamentato. Di, eh, io ho, fatto ho scritto tutti questi pezzi e non mi è arrivata una lira. Ehm, eh, L'altra fonte è il conto diciamo, delle spese che venne presentato alla Commissione. Loro dicono al cittadino, naturalmente Alessandro Rolla, per la eh, riorchestrazione del, del, del coro del re Teodoro in Venezia di Paesello. Ehm, per eh, esecuzione all'aperto, quindi non so di preciso dove, ehm, di alcune performance all'esterno, all come quella di, di questo coro concertato a Palazzo Serbelloni, che era il palazzo mm. dove dimorava Napoleone quando era a Milano, si sa, eh, o Porta Romana per esempio, di altre dicono semplicemente all'esterno e non. Ho capito. Non allora, so, magari era lui perché dice: Sta allegro, fratello, le leggi in favore sono sempre di quello che Solver non può. E Quindi <ride> diamo la parola anche eh. agli altri. Eleonora eh, Di Cinzio. Grazie, eh, complimenti per tutta questa tua ricerca. Eh, io non ho una domanda, a dire il vero, è soltanto un'osservazione che deriva mm. da un'esperienza molto recente. Mm. Dal momento che mi sono occupata della ricostruzione del lino della Repubblica Partenopea, di, che è stato attribuito a Cimarosa. In realtà, Cimarosa non l'ha scritto. Ma eh, è stata quella una parafrasi de, di una marcia strumentale dagli Orazio Curiazzi. Quindi eh, gli Orazio e Curiazzi che non era ovviamente un'opera dichiaratamente schierata eh, in favore della, della Repubblica, un'opera molto complessa, ma durante gli anni repubblicani, come poi ricorda anche Dumas nel romanzo La San Felice, diventa un po' un baluardo insomma di, di quella parte repubblicana. Per cui ehm, quello che mi viene da pensare è che eh, vista la velocità appunto, eh, e anche l'urgenza in cui questa musica d'occasione veniva richiesta, molto spesso poteva darsi il caso che dei musicisti pronti a scrivere, a, ad intonare queste... Eh, queste, questi componimenti eh, poetici che, che magnificavano buona parte o con simili non ci fossero e eh, per fare di necessità virtù loro prendessero musica preesistente e riadattassero poi attaccassero questi testi su, su quello che esisteva per cui eh, anche in previsione di questo accattivante lavoro che farete sul fondo Napoleone di, del conservatorio di Milano Forse potrebbe, questa ipotesi potrebbe essere confermata se, se si troveranno oltre all'inno della Partenopea altri documenti in cui magari la musica che leggete eh, si riconosce essere proveniente da un'altra parte. Mm -hmm. yeah. ah, eh beh, no, sicuramente, anzi grazie mille. Sono, cioè per me è molto importante sapere di diciamo, esempi di pratiche simili in altri contesti, perché naturalmente... Ehm, Milano è un, po', diciamo, uh, è, un po', è un centro di grande sperimentazione perché c'è questa idea che molte cose si sperimentano lì e poi si provano in altre, in altre città. Però, assolutamente, noi per esempio abbiamo trovato tracce di altri repertori nella musica sacra, per esempio, ci sono Te Deum di Pollini piuttosto che di altri compositori vicini alla cappella che riutilizzavano. Eh, erano più che altro canti patriotici, cioè non, abbiamo, non, siamo, non abbiamo avuto tempo di passare proprio al setaccio, tutto, però c'è questa idea di forte contaminazione tra i vari repertori che d'altronde era già stata usata in massa a Parigi, cioè nei teatri di Parigi che dove venivano un po' testi venivano adattati a musica preesistente, musica preesistente veniva, venivano messe altre parole. Quindi ehm, sono comunque pratiche che vengono diciamo applicate dal dalla Repubblica e dalla Rivoluzione in maniera consistente però sì, sarebbe, sarebbe molto bello riuscire ad assemblare diciamo, un database di casi italiani perché le fonti musicali sono veramente difficili da, da rinvenire quindi no, grazie Poi se mi posso aggiungere mi... qualcosa sì. questo è un fenomeno ben noto appunto agli studiosi rossiniani e eh, Gosset ha ha scritto abbondantemente su questo riuso del, di, di, di alcune pagine, eh, sia da parte di Rossini stesso sia da di altri, di altri, di altri compositori. E poi continua, cioè, per questo tipo di repertorio, è un, un fatto. Probabilmente anche prima del, del, diciamo, degli eventi rivoluzionari, appunto, c'è cioè il caso dell'inno del, per Ferdinando di Borbone attribuito a Verdi che in realtà si ridesse il Leone di Castiglia. Qualcuno ha voluto sostenere che Verdi ha scritto un inno borbonico. Ma semplicemente hanno ripreso quel, quel, quel così. Quindi sono diciamo, pratiche molto, molto comuni sì. sì. Un po li, ho un po' l'idea anche che è semplicemente una anche una questione, almeno a Milano, perché comunque l'esperienza repubblicana napoleonica dura tantissimo a Milano ed è a parte appunto i 13 mesi dell'interregno, è abbastanza continua. Um, che sia anche un caso di, cioè del, de, appunto della velocità, della, della continua domanda e dell'abbondanza di canali, di, 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 di piattaforme, per cui veramente è una domanda quasi come, come Parigi in certi, in certi, per certi versi, per cui magari ci sono pratiche che erano preesistenti, ma c'è un'accelerazione in, in questi anni incredibile e persone come Minoia che sono in grado di approfittarne schizzano proprio verso eh, il Pantheon e non ci sarebbero arrivati secondo me senza queste. Eh, solo un'osservazione Paolo sì, sono pratiche francesi naturalmente eh, però pensavo in Francia eh, c'è un osmosi molto forte poi fra la scena e questi spettacoli di piazza o di musica di piazza penso all'Adrienne di Meul o altre opere di Meul che eh, veramente hanno questo passaggio continuo e prosegue poi ancora a lungo fino a Berlioz in Italia ho l'impressione che ci sia meno questo osmosico la scena e soprattutto questo prosieguo poi dopo in altre forme c'è naturalmente aspetti anche nell'opera ma non così marcati come in Francia quindi come questo come Milano eh, o l'Italia modelli queste cerimonie sulla, sul modello francese appunto eh, io ho visto un po' qualcosa a Parma anche quando arriva Maria Luigia e, e i canti celebrativi però poi alla fine non lasciano poi più di tanto traccia. Quindi. Sì, no, sicuramente. È un po' difficile perché ehm, io sono convinta che appunto, appunto sono pratiche veramente di importazione. Ci sono delle feste, ad esempio la festa della Federazione Cisalpina, è proprio la traduzione a tutti i livelli della, della, Fe, della Federazione di Parigi, ce ne sono anche altre che sono veramente delle, delle, delle traduzioni. Però appunto abbiamo questo problema che le fonti musicali, se ci sono... Io non ho idea se sono andate distrutte, probabilmente so, o sono state distrutte, o, però è molto difficile perché manca proprio un. Esatto, quindi non ce n'era più bisogno. Eh, faccio un poi dopo la do la parola a Carlida, sì, un attimo solo, solo. forse erano materiali deperibili, cioè non forse non c'erano partiture eh, vere e proprie, c'erano particelle, parti staccate, cose del genere, per cui è, è più facile che si andate disperse, è un'ipotesi un che non... Eh, Carlita Stefano, sì, questo è l'ultimo intervento. Eh, sì, su questa... mi pare che lei abbia accennato al Tedeum no, del 1805 e Ampassana adesso ha, ha citato invece Francesco Pollini. Ecco, mi pare che però avesse collaborato strettamente con Bin Minoia per il 1805 e il Tedeum, lei ha detto che, che ha visto no, nel fondo, mi pare sia stato attribuito proprio per la celebrazione invece del 5 di Napoleone, o sbaglio. Allora, questa è un'ottima domanda perché sulla musica per l'incoronazione di Napoleone è veramente un labirinto, cioè noi abbiamo trovato traccia di almeno tre o quattro teorie su chi in pratica, perché ci sono, è probabile che sia stata composta e commissionata molta più musica di quella che poi è stata che. eseguita, come si faceva molto spesso. Per cui c'è un Tedeum appunto di Pollini, il Tedeum di Pollini che c'è nel fondo musicale ha una citazione molto forte della marsigliese che non collima molto con eh, l'incoronazione del re d'italia ed è molto militaresco come tedeum quindi c'è questo tedeum di pollini che è, visto che si parla appunto di un tedeum si è pensato che potesse essere quello però in realtà stiamo lavorando sul non, non ci torna più di tanto. Quindi è vero che c'è un tedeo di Pollini, certo, però sì. mi pare che Francesco Pollini fosse, sia citato in alcuni documenti all'archivio di Stato per, per la celebrazione, mm. quindi in un certo senso quantomeno un doppio sospetto su quella fonte e insomma quando l'abbiamo sentito a me sembrava un ma che potesse stare in piedi anche per Napoleone. Sì, sì appunto, però c'è questo e il problema è che ce ne sono anche altri, quindi c'è naturalmente... Ehm, c'è questa idea che ci fosse della musica di Minoia, della musica di Quaglia, della musica di Maier addirittura. Sì, sì, cioè, ci sono... Di... Sì. Poi c'è anche tutta l'analisi la, della cerimonia, della liturgia, Che, ha, che ha. però è, è veramente... c'è un c'è un cortocircuito delle fonti e dei documenti, quindi ci sono diverse teorie e non riusciamo a far collimare le fonti con diciamo, la storiografia. Immagino, grazie. grazie. Bene, allora eh, ringraziamo ancora una volta Alessandra Palida e passiamo alla relazione successiva, cioè quella di Alice Cadilla. Eh, non so se bisogna attivare il. No, io non ce no. ah, non ce allora posso passare subito a presentare eh, Alice Tavilla che ha compiuto i suoi studi universitari a Pisa e poi quelli dottorali all'Università di Pavia e ha dottorato in musicologia nella sede eh, di Cremona, e dove a, m, presso il Dipartimento di Musicologia, e Bene e Culturale attualmente è ricercatrice a tempo determinato eh, junior. E insegna eh, drammaturgia musicale. Eh, fra le sue pubblicazioni, la più importante è la monografia sul Barone di D'Olzheim di Pacini, eh, di Pacini che eh, <coughs> deriva dalla sua tesi dottorale ed è stata pubblicata nella collana De Sono. Eh, poi ha pubblicato vari articoli anche su Bellini. Eh, Attualmente. Diciamo, mi fa piacere eh, eh, annunciare che, eh, ma anche se molti di voi lo sanno già, che in questo momento sta ultimando la preparazione dell'edizione eh, di Eduardo e Cristina di eh, Rossini insieme ad Alne Andrea Malnati eh, per, per la Fondazione Rossini. Che andrà in scena il prossimo 12, eh, 12 agosto. Quindi, tutti quanti aspettiamo di sapere. Di, eh, allora, oggi eh, Alice torna diciamo, a Pacini, ma come punto di arrivo, non come punto, come, come punto di partenza, perché ci parlerà appunto di Alessandro nelle Indie da metastasio a Pacini. Prego. Grazie Fabrizio della presentazione, grazie a tutti gli organizzatori del convegno per questo invito. Allora, il 29 settembre 1824 va in scena al Teatro San Carlo di Napoli il dramma per musica Alessandro nelle Indie. Benché all'epoca la sua musica fosse già nota al pubblico napoletano, Giovanni Pacini è al suo esordio sulle difficilissime scene, come lui le definisce, partenopee con un'opera nuova. Per questa occasione il compositore sceglie un fortunatissimo libretto di Pietro Metastasio, Alessandro nell'Indie, sottoposto ad un ampio rimaneggiamento da parte di Giovanni Schmidt. Nelle memorie artistiche Pacini spende poche parole in merito alle condizioni che portarono a questa scrittura e alla genesi dell'opera. Rimitandosi a raccontare che dopo il semifiasco di e D'Enrico, che va in scena a Milano al Teatro alla Scala il 12 giugno del 1824 e ci vuole il coraggio di Pacini a definirlo semifiasco considerato che è stato rappresentato un'unica volta e poi è sparito dalle scene, Pacini continua. Feci ritorno in famiglia, ove trascorsi pochi giorni mi si officiò per propormi il contratto di comporre l'opera d'obbligo per le Regie Scene del San Carlo di Napoli. Il precitato teatro e quello della Fenice di Venezia erano i due soli di gran cartello sui quali io non avevo ancora esposto produzioni di sorta. Non mi parve pertanto vero che l'occasione mi si presentasse, onde sperimentare le massime scene partenopee, palestra di tanti celebrati uomini, fra i quali lasciava per ultimo il suo prepotente seggio il, so, il gran presarese. Il mio amico Giacomo Piro di, Miran, di Milano fu quello che mi propose il contratto. In poche parole ci intendemmo e partii per Napoli. Il libretto che io musicai fu L'Alessandro nelle Indie, argomento già trattato dal sommo poeta. Lavoro di cui in parte si servì il verseggiatore Smith, ampliato per le scene moderne. E su questo ampliato ci sarebbe e ci sarà molto da dire, perché non si trattò di fatto di un ampliamento. In realtà, se eh, confrontate banalmente con i racconti dedicati alle altre opere della sua produzione, Pacini riserva un discreto spazio ad Alessandro nelle Indie all'interno delle sue memorie, tutto però occupato dalla narrazione del successo della prima e dal conseguente invito alla dimora reale estiva. Il compositore quindi, nel momento in cui scrive le sue memorie, sembra non dare peso alla scelta del soggetto. Tuttavia, il reimpiego di un dramma metastasiano, appare a questa altezza cronologica piuttosto insolita e non passò del tutto inosservata. Come si legge in una recensione anonima apparsa sui Gagliani del 10 ottobre 1824, sui drammi del celebre Metastasio si sì è tanto parlato in passato, ma ora che il gusto della musica è cambiato, essi sono rimasti l'ornamento delle biblioteche. Un dramma di Metastasio, per divenire musicabile alla moderna, deve essere privato della metà dei bellissimi recitativi e delle ariette e caricato di grandi arie, terzetti, quintetti e finali, per dar luogo a tanti strepitosi pezzi di musica che esige la scena moderna. In effetti, la storia degli adattamenti di Alessandro nell'Indie segue un percorso esemplificativo di quanto sostenuto dal recensore e abbastanza tipico di molti dei titoli metastasiani. Musicato per la prima volta da Leonardo Vinci e andato in scena a Roma al Teatro delle Dame nella stagione del carnevale 1729-1730, è stato ripreso da circa 70 compositori nell'arco di poco meno di un secolo. Fino alla fine del Settecento le riprese del dramma sembrano segnate da una serie di modifiche e aggiustamenti che io definisco di minore entità, ma impiego, e ci tengo a specificarlo, il termine minore non in senso stretto, in senso quantitativo, ma alla luce del confronto, che avrò modo di approfondire nel corso di questo intervento, con la ben più tarda versione di Pacini Schmidt. Specifico di conseguenza che Alessandro nell'India nel corso degli anni va incontro al trattamento tipico cui vengono sottoposti, per loro stessa conformazione, tutti i drammi metastasiani. Per dirla con le parole di Kegai, nonostante le appariscenti varietà, modifiche significative ma non sufficienti a proporre una nuova drammaturgia, quelle dei drammi metastasiani aggiustati, originati da una progressiva insoddisfazione per un mondo espressivo coerente ma ripetitivo in ogni suo aspetto, per sua natura articolato e frammentabile, esse traggono i propri elementi costitutivi da materiali caduchi, efficaci forse solo nel contrasto con l'antica riconoscibile impalcatura. Le rappresentazioni metastasiane che nel testo divergono dagli originali poetici sono le naturali conseguenze di una drammaturgia stratificata e continuamente modificabile, una sorta di gigantesco ipertesto solo in parte fissato sulla carta dei libretti, cui attingere di volta in volta in un clima di totale consenso da parte del pubblico dell'opera, indicative di un cambiamento di gusto in alto, ma altrettanto poco efficaci nell'affermazione di un gusto nuovo. Basti, a titolo di esempio, ricordare una delle versioni più note del dramma metastasiano, che è ricordata in realtà per aver dato origine alla contrapposizione tra Piccini e Gluck, ma che in sé è particolarmente indicativa di questo meccanismo di, ad di adattabilità. La prefazione del libretto stampato in occasione di una messa in scena napoletana risalente al 1774 con musica appunto di Niccolò Piccinni ci informa che l'intero originale, dove per intero originale si intende il libretto veneziano originario, il primo diciamo, è composto da 45 scene e molte ed ben lunghe, di 28 arie, 3 cavatine e 2 cori. Onde, se interamente rappresentarsi volesse unito a prolissi balli, nulla men di settore richiederebbe. E sette ore di Pacini sono tante. <ride> di conseguenza, il testo, e quindi in parte anche l'assetto musicale, venne sensibilmente ridimensionato attraverso un'importante riduzione dei recitativi e delle scene, che passano da 47 a 38, e un taglio di una decina di arie. Alessandro nelle Indie godette, come dicevo, di un notevole successo che va lentamente e gradualmente scemando negli ultimi decenni del secolo, fino ad incontrare la sua apparente fine nell'autunno del 1800, anno dell'ultima apparizione al Teatro degli Avalorati di Livorno con musica di Francesco Gnecco. Da quel momento, e fino al 1824, il dramma sembra sparire dalle scene. Conformemente al percorso di affermazione del nuovo gusto del pubblico e della nuova forma di drammaturgia. In effetti, anche dal punto di vista dei soggetti prediletti in questo momento specifico della storia dell'opera italiana, la scelta di Pacini appare andare in controtendenza rispetto alle linee dominanti. Ho avuto modo di far notare in altra occasione che nel corso dei primi decenni dell'Ottocento si rilevano alcune linee di tendenza innovative con specifico riferimento alla rappresentazione della sovranità, tre delle quali riassumo qui molto brevemente perché risultano utili all'analisi del nostro caso. La prima è quella che vede affiancarsi ai sempre quantitativi... Quantitativamente predominanti sovrani dell'antichità, regnanti appartenenti alla storia più recente. Se la storia inglese del XVI e del XVII secolo sembra infatti attirare particolarmente l'attenzione di compositori e di librettisti, di particolare interesse è la scelta di cominciare a portare sulle scene sovrani appartenenti al periodo illuminista. In secondo luogo, il trattamento specifico che viene riservato ai personaggi dei regnanti, volto a restituire l'immagine di un sovrano responsabile di un ruolo politico che solo il sesso maschile, per una supposta predisposizione di natura, può sostenere. Il sovrano è presentato in prevalenza nella sua dimensione pubblica, nel pieno esercizio del suo potere, mentre la dimensione privata è ridotta ai minimi termini e generalmente affiora... In conseguenza della riflessione sui problemi di Stato, e resta per lo più confinata negli a parte o al massimo rivolta ad un confidente. Infine, il ricorso a sovrani recenti determina una maggiore aderenza alla storia e alla storiografia. Dal momento che il passato recente è più facilmente accessibile e può essere ricostruito con meno difficoltà, le trame di completa invenzione. E la distanza generata dal ricorso ad un passato lontano tendono a ridursi per lasciare spazio maggiore alla storia. Naturalmente le vicende di invenzione, soprattutto per quello che riguarda il genere comico e il genere semiserio, non scompaiono e continuano a costituire il fil rouge principale, ma sono infarcite di aneddoti che vengono derivati dalla storiografia, che viene impiegata in modo estensivo soprattutto nella ricostruzione delle ambientazioni entro le quali le vicende invenzione si sviluppano quindi per dirla molto in breve se la dimensione storica già in epoca metastasiana aveva fatto il suo ingresso in ambito operistico quella che viene raccontata nelle opere degli anni 20 dell'ottocento è naturalmente una storia diversa ricorro anche qui ancora una volta alle parole di kegai per ricordare e cito che devo citarla più di una volta però Ce ne sono ancora due, poi la smetto. <ride> ad ottenere i maggiori consensi degli addetti ai lavori e del pubblico alla metà del secolo e oltre furono ancora i soggetti storici, da sottoporre comunque ad una rigenerazione estetica e drammatica che li riscattasse dalla condizione subordinata a cui li aveva costretti la drammaturgia metastasiana. Questi aveva infatti soggiogato il mondo della storia all'universo morale dei personaggi ivi coinvolti e ai suoi canoni con l'obiettivo di rendere la storia stessa consustanziale agli stilemi rappresentativi correnti. Il tutto tendeva a risolversi in una sorta di mitica storicità, uniformandosi agli aspetti ambientali e il contesto storico propriamente detto a vantaggio di norme affettive universali. Il compositore del secondo Settecento avvertì con chiarezza che dalla concretezza fattuale ed affettiva del soggetto storico potevano a lui derivare suggerimenti spettacolari e stimoli narrativi che il canonizzato e abusato mito greco e latino non era in grado di offrire per arrivare naturalmente alla messa in scena di quella realtà storica eh, e di quella forma di rappresentazione della sovranità a cui accennavo poco fa, naturalmente bisogna passare attraverso gli anni e l'esperienza della rivoluzione francese e del periodo post-rivoluzionario eh, che ed è l'ultima citazione, eh, in cui un impulso significativo all'ingresso sulle scene del teatro musicale e non dell'elemento storico inteso per se stesso e non più come mera giustificazione della tematica archeologica o esotica, o meglio di un più moderno senso della storia in un contesto rappresentativo, è da ricercarsi anche nell'attività culturale e spettacolare del periodo rivoluzionario e post-rivoluzionario contraddistinta dall'apertura entusiastica e massiva ai soggetti tragici, soprattutto francesi, con una spiccata predilezione per quelli tenacemente legati all'attualità, assunti come modelli di formazione civile. E allora, idealmente io a questo punto avrei... Eh dovuto presentarvi una ricostruzione di quello che succede nelle diverse versioni, nei diversi adattamenti dell'opera metastasiana. Io vi assicuro e vi garantisco che questo lavoro l'ho fatto, <ride> ma eh, nel momento in cui ho cominciato a farlo mi sono resa conto che non vi avrei restituito un profilo e non vi avrei dato dei dati particolarmente significativi. A ciò si aggiunge che io purtroppo ieri non sono potuta essere presente alla prima giornata di convegno e quindi ehm, ho diligentemente recuperato guardando la eh, registrazione su YouTube e so che il professor Kegai vi ha già mostrato ieri degli esempi di riadattamenti eh, tratti dal repertorio metastasiano quindi mi sembrerebbe anche come dire, superfluo mostrarvi questo e preferisco andare direttamente a Pacini per vedere Viste, visto il quadro fin qui delineato, se qualche elemento di modernità a Pacini ci arriva oppure no. Quindi vado eh, diretta ehm, a, a Pacini. Eh, sul piano narrativo, la vicenda resta sostanzialmente la medesima. A fare da cornice è la campagna di conquista dell'India da parte di Alessandro, che ricostruita con un discreto margine di fantasia, sta per volgere al termine in favore dei greci, nonostante l'instaccabile opposizione del re Poro e degli indiani. L'asse principale della vicenda ruota però attorno alla storia d'amore tra Poro e Cleofide, regina di un'altra parte dell'India. Coro non riesce a fidarsi dell'amata perché ella in passato nel tentativo di aiutare il Coro ha impiegato le sue armi seduttive e messo in atto le sue doti amagliatrici per conquistare il cuore di Alessandro. Ciò che è cambiato tanto rispetto alla versione originale metastasiana quanto rispetto agli adattamenti tutti è la trama secondaria. Scompare il personaggio di Erissena, che è la sorella di Poro, e con lei scompare la storia d'amore con Gandarte, che è il fidato generale e amico del re indiano. In linea invece con qualcosa che era già stato modificato precedentemente, ma solo nell'ultima versione, nella versione di Gnecco, musicata da Gnecco nel 1800, ehm, scompare il ruolo di antagonista di Timagene che smette di essere nemico occulto di Alessandro e smette di progettare dei piani che lo conducano alla sconfitta per rimanere semplicemente il suo confidente. Tutto questo naturalmente eh, trova una sua traduzione, porta ad un profondo rimaneggiamento della struttura del libretto, che si traduce in prima battuta naturalmente in una ridistribuzione della vicenda all'interno degli atti che diventano due e non sono più tre e all'interno delle scene stesse, pur seguendo una successione e quindi un'articolazione diversa, mantengono comunque una buona parte del testo metastasiano originario. Se analizziamo l'assetto del libretto di Schmidt, sempre alla luce del confronto, tanto con l'originale metastasiano, da un lato, quanto con gli adattamenti più recenti e più vicini a Pacini, eh, notiamo che i cambiamenti più significativi rispondono a dei criteri di, or di ordine generale piuttosto intuitivi e piuttosto ovvi. Il primo, il più semplice e il più ovvio, è il per brevità. Questo tipo di interventi opera naturalmente soprattutto eh, dei tagli a livelli di recitativi, ma non solo. Pensiamo banalmente all'eliminazione del personaggio di Rissena che comporta non solo l'eliminazione di tutti i recitativi ma anche delle aree che sono di sua competenza. Il secondo ordine di interventi, anch'esso piuttosto intuitivo, e riguarda l'adattamento alle nuove forme della drammaturgia che ricordava l'anonimo recensore del Gagliano del 24. Consideriamo a titolo di esempio la scena sesta dell'atto primo nella versione... Veneziana metastasiana, che si, una scena che si colloca in un recinto di palme e cipressi con piccolo tempio nel mezzo dedicato a Bacco nella reggia di Cleofide, e ospita il primo confronto in forma di recitativo tra i due re indiani. Poro si presenta all'amata recandole una presunta buona per lei notizia dell'ormai prossima vittoria di Alessandro, cosa che le consentirà di coronare il supposto sogno d'amore di Cleofide e Alessandro. La regina risponde cercando di convincerlo di non aver mai amato Alessandro, ma di essersi semplicemente, vi cito i versi, opposta al suo valor con lusinghe innocenti armi non vane del sesso mio. La situazione si evolve in uno scontro tra i due che si risolve soltanto nel momento dell'aria finale in cui Poro promette di non essere mai più geloso, cosa che naturalmente non si verifica. Nella versione di Pacini-Schmidt, siamo alla scena quinta dell'atto primo, la situazione drammatica è assolutamente identica, ma è strutturata ovviamente in un recitativo seguito da un duetto, ehm, peraltro duetto articolato nella tradizionale solita forma quella. È evidente quindi che eh, questo tipo di interventi di adattamento di fatto vanno alla ricerca delle situazioni drammatiche più pregnanti e le trasformano, che si trovano in contesti di recitativo nell'originale, le trasformano in pezzi, in, in numeri d'opera, in pezzi chiusi. Eh, D'altro canto è abbastanza. Altrettanto ovvio che l'operazione non consiste esclusivamente in una traduzione, ma investe anche gli stessi, devo dire pochi, numeri chiusi metastasiani che vengono conservati. Valga un esempio tra tutti: la scena nona dell'atto primo si chiude con un'aria di poro in due strofe nella versione metastasiana, che nella revisione, nel riadattamento di Schmidt è mantenuta identica ma viene aggiunta una strofa finale, chiaramente nel tentativo di evitare la struttura musicale dell'area bipartita. A questi tipi di cambiamento vanno naturalmente aggiunti quelli di natura linguistica, sui quali tuttavia non intendo per ragioni di tempo qui soffermarmi. Piuttosto mi preme mettere in rilievo, andare alla ricerca... Di effettivi elementi di novità e di modernità, se davvero ce ne possono essere stati. Eh, cercare quelle modifiche che, pur non esenti dalla partecipazione a questo tipo di logiche, sembrano essere dettati da ragioni diverse. Mi riferisco in particolare alla figura di Alessandro, che come eh, credo e immagino insomma che si sia capito, non può certo essere considerato il protagonista della vicenda, non dal punto di vista drammatico e sicuramente non nei termini di eh, azione. Quello di L Alessandro è un ruolo e lo è in tutte le varianti del dramma di tipo morale. Il re macedone è il portatore della virtù integerrimo nella condotta, caratterizzato dagli elementi canonici della pietà, della generosità e della tolleranza. Ci sono tuttavia Alcune sfumature e ve ne metto in evidenza un paio che differenziano l'Alessandro metastasiano dall'Alessandro di Pacini Schmidt. Consideriamo in primo luogo il rapporto che lega Alessandro a Cleofide: è indubbio che in tutti i casi Alessandro sia in qualche modo vittima del fascino e del meccanismo di ammagliamento messo in atto dalla regina indiana. In Metastasio, però, Alessandro oppone una resistenza molto forte, perentoria e tutto sommato, seppur con qualche piccolo inciampo, riesce, Alessandro riesce a non cedere all'amore. Non c'è in tutto il dramma un momento in cui Alessandro sveli alla regina indiana di amarla, ma per contro c'è una scena che è la scena 15 dell'atto primo in cui Alessandro alle continue richieste e alle insistenze della regina indiana risponde, basta regina, godi pur la tua pace e i regni tuoi, chiedimi qual mi vuoi, amico e difensore, tutto otterrai, non domandarmi il cuore. Questo dall'orchio nacqui alla gloria donai, lodo ed ammiro, ma però non adoro il tuo sembiante, son guerriera di daspe e non amante. Posizione che viene poi confermata dalla successiva aria, il cui incipit recita, siamo amore a questo petto. Nella versione di Pacini-Schmidt il confronto trova ovviamente posto all'interno di un duetto, un duetto che precede il finale centrale dell'opera. La fermezza della posizione di Alessandro non trova qui alcun riscontro. Alessandro in più momenti si tradisce nel corso del duetto. Praticamente tutti i suoi interventi sono in forma di aparte e contengono il tentativo di Alessandro di trovare in se stesso la forza di non cedere alla, alle lusinghe di, eh, della regina. Al tentativo di manipolazione di Cleofide che gli chiede perché vol, volgi altrove il ciglio, non schivargli gli sguardi miei, io finora non mi credei tanto diosa al tuo bel cor Alessandro risponde: "No, ti inganni e in a parte qual periglio date sgombra ogni timor". Ancora più palese la stretta finale in cui il personaggio canta a sé: "Resister, il core invano pretende, d'insolito ardore lo sento s'accende, non basta il coraggio se impera beltà". Naturalmente, Alessandro nel corso del secondo atto si risolverà ad adottare il comportamento da re riconoscendo in poro la virtù e lasciando a lui sposa e regni. Ciò nonostante è abbastanza evidente da questo piccolo esempio che la dimensione intima e privata e personale del sovrano ha un peso sensibilmente maggiore e diventa una sorta di ostacolo ingombrante che il sovrano deve combattere, il sovrano uomo deve combattere, laddove questa caratteristica è generalmente più marcata nelle figure. Delle regine femminili in linea con gli stilemi della rappresentazione di genere vigenti all'epoca. L'altro aspetto che vorrei eh, brevemente considerare è quello del prevalere della dimensione rigorosa sull'elemento della pietà e della tolleranza. A titolo di esempio, anche questa volta una scena, e cioè quello che accade nel finale primo del, dell'opera paciniana, dopo il duetto di cui ho appena detto. Sopraggiunge Poro travestito da abside, Asbite, scusate, eh, venuto a parlare ad Alessandro eh, in nome del presunto re Poro. E eh, dichiara che Poro, ancora vinto, non si chiama, e giurato ad Alessandro ogni offerta a ricusare. All'affronto di Poro, Alessandro risponde chiamando alle armi. Eh, l'esercito macedone e rispedendo a Sbite a riferire del suo presunto, al suo presunto sovrano che la Grecia è avvezza a, tri a trionfare ogni Se la disprezza provi l'altrui di rigor, concetto che poi ovviamente è ulteriormente ribadito nella stretta finale. A momenti sul campo di gloria tanto orgoglio punito sarà, ci, procede, ci precede dovunque vittoria, sempre al fianco il valore ci sta. Mi piacerebbe poter confrontare questo momento drammatico con un'etidalla.